Perché le donne dovrebbero viaggiare da sole? Ciao a tutti e benvenuti su Wild Dirt, il mio canale YouTube dedicato ai viaggi e alle avventure nel mondo. Se non ci conosciamo, io sono Mary, una grande appassionata di viaggi e viaggiatrice solitaria. In occasione della festa delle donne, Wish mi ha contattato insieme ad altre donne per far parte della Wish Women e raccontarvi la mia storia. Amo viaggiare in compagnia, ma mi attirava e affascinava l'idea di scoprire il mondo secondo il mio stile, senza dovermi adeguare troppo alle esigenze degli altri, in quanto non corrispondono alle mie, soprattutto perché io quando viaggio scatto molte foto e faccio molti video. Per me viaggiare infatti è anche un'occasione professionale per costruirmi un portfolio, portare contenuti sui social. Nel mio caso non volevo viaggiare tanto per farmi una vacanza e divertirmi con gli amici, ma più per entrare nella storia del viaggio, conoscere le persone del posto, la loro storia, prendermi i miei tempi, studiarlo, fotografarlo, insomma farlo mio. È la prima volta che ho avuto questa vocazione. Non sapevo bene in cosa mi stavo imbarcando. Finché era un'idea era tutto molto bello, molto divertente, molto affascinante, ma pian pianino più mi addentravo dentro il piano e più mi avvicinavo a comprare il biglietto, la cosa si concretizzava sempre di più ed è iniziata ad accendersi anche una spia. La spia della paura, che poi alla fine è sorella dei pregiudizi, assorbiti da anni di condizionamento per cui la società stigmatizza la donna che viaggia da sola. Diciamo che una donna rispetto a un uomo si mette in viaggio con uno zaino un po' più pesante, caricato appunto da tutti questi pregiudizi che non le alleggeriscono il viaggio e quindi parte un po' più preoccupata. Però devo dire che una volta messa in viaggio, per fortuna, sparisce tutto. Viaggiare da sole porta sicurezza e consapevolezza di se stesse. Mettersi alla prova nel mondo e sapere che si possono affrontare delle piccole sfide fuori dalla propria area di comfort è una sensazione molto appagante. Si ama stare con se stesse, ascoltarsi, capire quali sono i propri limiti, ma anche e soprattutto sfatare i propri limiti. Decidiamo di viaggiare da sole per avvicinarci al mondo nella maniera più affine alla nostra personalità e al nostro stile, senza pressioni o aspettative, senza fretta. Viaggiare da sole apre la mente e la prospettiva delle cose cambia. A me ogni volta sembra di avere una visione più aperta delle cose e questa cosa ti fa crescere molto. Capisci che puoi contare su di te e che puoi essere la tua migliore amica, ma allo stesso tempo diventi anche molto empatica con il prossimo, con chi incontri sul tuo cammino di viaggio. La forza che sprigiona tutto questo è molto potente, è veramente in grado di cambiare le cose, cambiare la propria vita. Innanzitutto ringrazio Wish per aver sponsorizzato questo video e da loro ho avuto la possibilità di selezionare per voi 11 accessori di viaggio che ritengo pratici e indispensabili per una donna che viaggia da sola. Indispensabile quando si viaggia ascoltare la musica. Ho visto sul sito di Wish che c'erano loro, i Power Beats Pro, che sono una marca che si adatta benissimo a chi ha modelli iPhone. Un'altra cosa fondamentale che mi salva ogni volta la vita e che qui non posso fare meno sono gli adattatori. Qui abbiamo un adattatore universale e qui abbiamo invece una presa con tantissime entrate USB. Un altro accessorio è questo, è il pesa valigia. Io viaggio spesso e volentieri solo con il bagaglio a mano, che mi porto direttamente in aereo su con me. Questo strumento mi permette di capire se effettivamente rientro dentro gli standard. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un like e nei commenti scrivetemi anche la vostra storia. Se vi va condividetela con me utilizzando l'hashtag WishWomen. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.